E siamo giunti al clou stringato, pochi ma buoni, anziani Miglio in sette, dove Lorenz, sempre grazie alla sua grande classe, forse non è più quello di una volta, è il più gettonato. Si ritrae Negus, Olimpo con cautela, va via la macchina in velocità. Al largo di tutti si ingamba la grande come da copione a piccola Robitor nei confronti di Lorenz. Cavalli impiegata con il lancio che dice 13 e 4. Lorenz si affaccia subito, punta su piccola Robitor, confabulano i due e allora piccola corre al comando. E così a largo rimane magico. 400 in 29,7 e magico si presenta su piccola Robitor. Prosegue magico e dopo 600 l'allievo del Pigna al comando. 43,8 e 600 si viaggia intorno all'1,13. E ora Olimpo è rimasto al largo nelle prime posizioni Ontario Regal, poi a chiudere Orlan e Negus. Mezzo miglio in 59, 15 e 2 di frazione. E di fronte magico, piccola Robitor, Lorenz, generosamente Olimpo a largo. Il chilometro in 1, 13 e 1, 14 e 1 di frazione. 500 alla meta, non cambia ancora nulla, magico in testa con il Pigna. Frazione in 13,9, 1,27, 3 quarti di miglio, ci scopre Lorenz. Magico in vantaggio, Lorenz appariglia piccola Robitor. Magico leader, si ingamba e va in carburetto Lorenz. Lorenz va su Magico, si ingamba anche Orlan de Chiarime, molto dietro. Lotta incerta tra i due, Lorenz, Lorenz, Lorenz. Lorenz del Runco, terzo Orlan de Chiari, 1,56 e 4, 1,12 e 8, l'alfiere dei fratelli Varriale. Ora soprattutto Enrico, indaffaratissimo con il campionato mondiale di calcio, potrà godere un po' di spazio di tempo, la vittoria del suo fido Lorenz, chiaramente in comune con il fratello Gianni. Alla grande magico con il Pigna che lo guida sempre bene. Orlan troppo dietro, purtroppo. Non c'era più tempo per Orlan. È arrivata a bomba.